Truffe seriali agli anziani. Alle prime luci di questa mattina è scattato il blitz della squadra mobile della Questura di Roma, che ha arrestato 10 persone, tutte del napoletano, che hanno messo a segno una serie di truffe a Roma, Lucca, Terni, Latina, Napoli, Avellino, Salerno e Lecce. Una vera e propria organizzazione composta dal promotore, l'organizzatore, i telefonisti e gli esattori. Durante le indagini sono emerse truffe messe a segno nel periodo compreso tra gennaio e luglio dello scorso anno, oltre a rapine ed estorsioni, sempre nei confronti di persone anziane, tutte realizzate con il classico modus operandi del finto nipote in difficoltà economiche. Un soggetto effettuava la chiamata all'anziana vittima, il centralino era a Napoli, prospettando un imminente pericolo per il familiare, evitabile solo con il pagamento di una somma di denaro o con la consegna di preziosi. Carpita la fiducia della vittima di turno, qualcuno si presentava a casa dell'anziano, pronto a riscuotere quanto richiesto al telefono. Gli indagati, in altre occasioni, si sono anche spacciati per responsabili di uffici postali, corrieri o amici di nipoti. Gli agenti nel corso delle indagini hanno appurato che i membri dell'associazione con base nel quartiere Vasto Arenaccia avevano dei ruoli ben definiti: i promotori, gli organizzatori delle operazioni, i telefonisti incaricati di stabilire il contatto con le vittime, fino ad arrivare al ruolo di esattore, colui che aveva il compito finale di recarsi in casa delle persone a riscuotere denaro o monili in oro. All'alba di questa mattina è scattato il blitz. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Roma, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle 10 persone appartenenti a vario titolo ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, rapine ed estorsione aggravate ai danni di anziani.